è stato ritrovato senza vita, stroncato forse da un malore all'interno del capannone dove aveva deciso di dormire per poter stare così distanziato dai propri familiari, tutti contagiati dalla Covid-19. Questo è il dramma che si è consumato alle prime luci del mattino a Capolona. L'uomo, un 53enne, aveva infatti deciso di utilizzare alcuni ambienti di un'azienda dismessa. I familiari erano tutti risultati positivi al coronavirus, solo lui negativo. Da qui la scelta di trasferirsi per poter portare avanti la sua attività di esercente. Ma alle prime ore del mattino, verso le 5, l'uomo si sarebbe sentito male ed avrebbe chiamato il padre per mettersi d'accordo sull'apertura del bar che gestisce. Poi il silenzio. A quel punto è così scattato l'allarme sul posto, carabinieri e sanitari del 118. Purtroppo per il 53enne però non c'era più nulla da fare, a stroncarlo sarebbe stato un malore fatale. Il magistrato di turno, la dottoressa Chiara Pistolesi, che si occupa del caso, ha disposto ulteriori approfondimenti di medicina legale da appurare, infatti, se la temperatura rigida nella notte possa aver influito sul malore.